Eder. Mac. Pallister. Agli arresti domiciliari. Non può rispondere Vito Passalacqua alle domande dei giornalisti, ma può, ha autorizzato, ad uscire di casa per andare a lavorare nel suo studio di commercialista, dalle 9 alle 13 del mattino e dalle 15 alle 19 della sera. Chissà se l'uomo, peraltro molto influente nella zona, aveva anche il permesso quel fatidico 9 febbraio di recarsi in banca per eseguire un'operazione personale di passaggio di 100.000 euro da un conto ordinario ad un conto deposito, per una durata di 6 mesi. Quei soldi, erano tutti suoi o appartenevano anche alla moglie Michelle e alle sue figlie? Percosse, vessazioni, maltrattamenti, calci e pugni alla moglie. Insomma, quello che non potrebbe chiamarsi un vero signore. Poi il coraggio della denuncia di Michelle nei confronti del marito. E Michelle muore. Nessuna offesa. L'uomo, nel processo per maltrattamenti, ha chiesto il rito abbreviato. Nonostante non sia mai stato indagato per la morte della moglie, Vito Passalacqua è considerato, dalla procura, parte lesa per la morte della moglie che lo ha denunciato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.